Ciao a tutti ragazzuoli, da qualche tempo mi state chiedendo se posso fare un video dedicato all'installazione di macOS Sonoma in un Mac non supportato. Quindi oggi non farò nient'altro che mettere da parte i video relativi alla riparazione degli iPhone, vari smartphone e fare un video dedicato all'installazione di macOS Sonoma su questo iMac del 2003. Premetto che vi lascerò tutti i link in descrizione e in più, naturalmente questa è una procedura relativa all'installazione di Mac Sonoma. Naturalmente poi per ogni singolo Mac andrà a cambiare qualcosa per quanto riguarda la compatibilità, quindi vi lascerò anche il link in descrizione relativo alla compatibilità di ogni singolo Mac e naturalmente all'interno di questi link potrete vedere quali sono le limitazioni per ogni Mac, quindi dal 2008, 2009, 2010 eccetera. Per quanto riguarda i modelli del 2019, 17 supportano perfettamente quest'ultimo sistema operativo, anche se la casa madre ha deciso di escluderlo dall'aggiornamento. Quindi, senza perderci in chiacchiere, andiamo a vedere quali sono i passaggi per poter effettuare questo tipo di aggiornamento su dei Mac non supportati. Allora, quello che dobbiamo fare adesso è scaricare l'open core. Per fare questo dobbiamo andare nella pagina di core, quindi si chiama open core, eccolo qua, Legacy Patcher Sonoma. Quindi non ci rimane che cliccare qui sul primo link. Allora, per scaricare l'open core dobbiamo cliccare download e build. Poi una volta fatto questo possiamo andare qui in open core e scariamo l'ultima versione, che in questo caso attualmente è la 1.3.0. Andiamo a cliccare nel secondo link e attendiamo la fine del download. Perfetto, una volta scaricato l'open core non ci rimane che avviarlo. Vediamo un pochettino se lo avvia. Perfetto, questa è l'interfaccia dell'Open Core. La prima cosa che dobbiamo fare in questo caso è creare la pen drive per l'installazione di macOS Sonoma. Quindi la mia pen drive è già presente, non farò nient'altro che cliccare crea macOS installer, download macOS installer. Selezioniamo il sistema operativo che vogliamo scaricare. In questo caso noi optiamo all'ultima versione, che è la 14.2 di Sonoma. Eventualmente questa vale come procedura, è valida anche per quanto riguarda le precedenti come Big Sur, Monterey e Ventura, di cui ho fatto anche altri video per quanto riguarda questi. Però noi in questo caso ci soffermiamo su macOS 14.2. Clicchiamo download. E non ci rimane che attendere la fine del download di questo sistema operativo. Adesso siamo quasi arrivati alla conclusione del download. Adesso vediamo, ecco, adesso sta facendo la verifica dell'installer, quindi è abbastanza veloce come procedura. Poi dipende sempre molto dal proprio Mac. Quindi attendiamo che anche in questo caso completi la procedura di validazione del sistema operativo. Ok. Adesso dobbiamo inserire la nostra password, quella relativa allo sblocco del nostro Mac. Perfetto, estrazione del sistema operativo. Ok, in questo caso diciamo di sì. Perfetto, allora dobbiamo chiedere, ci sta chiedendo cosa vogliamo installare. Noi diciamo che vogliamo installare macOS Sonoma 14.2. E ci dice, ecco, che ha trovato la nostra pen drive, come possiamo vedere qui in alto a destra, quindi diciamo che vogliamo installarlo su questa qui. Gli diamo la conferma, però dando conferma attenzione che si perdono tutti i dati, quindi assicuratevi di utilizzare una pen drive dove non avete dei dati, diciamo, sensibili. Ecco che adesso inseriamo la nostra password ed ecco che inizia a creare la pen drive con macOS Sonoma. Questa qui sarà la pen drive per l'installazione a macOS. Non stiamo installando il sistema operativo, ma bensì stiamo creando una pen drive bootable. Quindi ci permette all'avvio di utilizzare la pen drive come strumento per installare il nuovo sistema operativo poi all'interno del Mac, o in questo caso di un SSD esterno. Quasi adesso sta per completare l'operazione di creazione della pen drive, quindi vediamo adesso come procedere.
Perfetto, in questo caso ci sta indicando che la pen drive è stata creata, quindi continuiamo con l'installazione di OpenCore nel disco, gli diciamo di sì. Adesso lui lo sta per installare, gli diciamo adesso in quale disco andare ad installarlo. In questo caso gli diciamo che dovrà installare OpenCore nella pen drive. Poi una volta installato il sistema operativo installeremo nuovamente OpenCore all'interno dell'hard disk. In questo caso diciamo nella pen drive, questa qui, perfetto. Diciamo di installare l'EFI. Inseriamo la password. Sta creando la partizione dell'EFI. Perfetto, a questo punto ha terminato, non ci rimane nient'altro che riavviare e tenere premuto all'avvio il comando option nella tastiera. Perfetto, teniamo premuto il tasto option. Come possiamo vedere abbiamo tre voci, clicchiamo su EFI Boot. Successivamente installa macOS Sonoma. La fotocamera ha deciso di non mettere a fuoco, quindi vediamo un attimino così, perfetto. Ok, adesso si avvia praticamente la pagina relativa alle opzioni di sistema. Ecco, allora la prima cosa che dobbiamo fare è formattare l'hard disk, quindi andiamo in utility disco, clicchiamo continua, vediamo un attimo se riesco a mettere a fuoco, ok, perfetto. Il disco che andrò ad inizializzare sarà proprio questo qui, SSD 512, gli diciamo inizializza, lo facciamo in formato APFS, lo continueremo a chiamare SSD, ok, inizializza. Perfetto, l'inizializzazione del disco è stata completata, quindi non ci rimane che chiudere questa pagina. E clicchiamo su installa macOS, perfetto, continua. Continua. Purtroppo la velocità dipende sempre molto dal, come dicevo prima, dal tipo di Mac, quindi accettiamo. Accetta. Gli diciamo che vogliamo installarlo in questo hard disk, in questo caso è quello lì esterno, continua. Ognuno è libero di installarlo dove preferisce, io preferisco questo qui da 512, clicco continua e adesso non ci rimane che attendere l'installazione del sistema operativo. In questo caso andiamo a cliccare macOS Installer, quello lì, l'ultimo. Ancora 20 minuti circa, quindi attendiamo anche questa parte qui, attendiamo che completi questa parte di installazione e successivamente ci dovremmo ritrovare nella schermata relativa all'installazione, diciamo alla configurazione del sistema, quindi attendiamo. Eccoci qua, praticamente adesso possiamo andare a configurare il sistema operativo, quindi vabbè, lo configuriamo diciamo a nostro piacimento, continua e non adesso, configuriamolo dopo, in questo caso salta, accetta, accetta, possiamo scrivere su questo Mac, continua, vabbè, possiamo condividere, tempo di utilizzo condividi, continua. Ciao, sono Siri, scegli ora la mia voce, se in seguito vorrai cambiarla, potrai farlo in impostazioni di sistema. Perfetto, allora a questo punto l'installazione è avvenuta con successo, allora qui clicchiamo OK.
praticamente dobbiamo installare l'open core adesso all'interno del nostro hard disk e non più sulla pen drive. Quindi clicchiamo install to disk. Ok, quindi lo andiamo ad installare sul volume quell'altro interno. Ok, mettiamo la password. In questo modo, togliendo la pendrive, lui sarà in grado di leggere ugualmente il boot EFI. In questo caso io ho effettuato un'installazione, diciamo, abbastanza semplice e veloce, in modo da far vedere come effettuare i passaggi di installazione in un Mac non supportato. Poi, per quanto riguarda tutte quelle che sono le rifiniture del settaggio di OpenCore, quello va a vostro piacimento, e soprattutto il mio consiglio è quello di seguire, dal sito che vi lascio giù in descrizione, quelli che sono i passaggi più corretti, diciamo così, per farlo funzionare nel miglior modo possibile. Quindi anche per quest'anno l'installazione dell'ultimo sistema operativo macOS su Mac non supportati è avvenuta con successo, e vi eventualmente vi lascio in descrizione o qui da qualche parte i video relativi all'installazione delle precedenti versioni. E nulla, seguitemi per altri video sulle riparazioni degli iPhone, sulle schede madri e altre problematiche relative agli iPhone o smartphone in generale. A breve uscirà qualcos'altro. E nulla, noi ci vediamo in un prossimo video e non dimenticatevi di iscrivervi al canale e mettere un like se il video vi è piaciuto. Ciao!